Buon salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Parliamo di. Finalmente da un po' di tempo esce una nuova puntata. So che ci è voluto un po' di tempo perché anche perché nel frattempo mi è arrivato il Flame, quindi potete recuperare e vedere la recensione con l'unboxing di questo telefono veramente interessante dalle capacità per noi sviluppatori web e amanti del web. Fico. Poche parole, una parola per dire tutto. Io mi gratto il naso perché ho visto che nei miei video mi gratto spesso il naso e anche non so perché. La di oggi è jQuery versus JavaScript Vanilla, e che è stato il tema più richiesto nel sondaggio seguito da Firefox for Android e diventare volontari Mozilla. Quindi il sondaggio è qui sotto, decidete la prossima puntata perché comincia ad essere veramente decisiva, perché siccome è uno storico ci sono i voti delle precedenti puntate che sono state fatte, quindi bisogna votare se volete che il vostro video che volete sentire salga su. Detto questo, parliamo del tema di oggi. Premetto che non è questa non è una lotta tra framework, non è per insegnare quali sono le tecniche migliori o come fare quello al posto di quell'altro, no, questa è per mostrare le differenze tra le due soluzioni e quando utilizzarle. Quindi se non ci sono paragoni con altri framework è perché il tema è tra queste su due soluzioni. E tornando a noi, sì, ho una maglietta che a me non mi piace molto perché mi dà l'idea di essere molto femminuccia, però è arrivata oggi, quindi con la scusa ho deciso facciamo questo video, se no non lo faccio più, perché per montarlo mi richiede un altro giorno, poi caricarlo su YouTube potrebbe richiedere un po', quindi prima lo faccio e meglio è. Quindi diciamolo un'altra volta, torniamo al tema di oggi. Allora, JavaScript. Per leggere tutta la sua storia nei maggiori dettagli c'è Wikipedia, si possono dare molte informazioni, quindi farò soltanto un brevissimo riassunto. Inventato da Brendan Hake, ex CEO di Mozilla, per questo porto pure questa maglietta, è basato su Java, che vuol dire non che io so Java quindi so JavaScript, no, siccome all'epoca Java era uno dei linguaggi utilizzati e la richiesta di JavaScript venne fatta dalla Sun, che inventò Java, prese questo nome, ma con Java non ha niente a che fare, ha soltanto il nome simile. Questo linguaggio serviva a dare un tocco in più alle pagine statiche dell'epoca, ovvero HTML, HTML o CSS, per dargli un tocco più interattivo all'utente, già il classico alert per verificare i campi di testo, le soluzioni più semplici che si fanno in HTML, anzi in JavaScript. E all'inizio serviva proprio solamente a questo, cioè non doveva fare grandissime cose. E c'era una lotta tra, come al solito, Microsoft che voleva imporre il suo Visual Basic Script che funzionava soltanto in Internet Explorer, e JavaScript invece funzionava su Netscape, che era il maggior browser dell'epoca, e su un futuro, e poi nei sui altri concorrenti. Quindi ci si trovava in un periodo in cui Internet Explorer supportava entrambi, Netscape solo JavaScript, però, e alla fine ha vinto JavaScript perché era un linguaggio standard che divenne uno standard, ECMAScript. Anzi, lo standard è basato su JavaScript, che poi lo standard si è evoluto e JavaScript è la sua realizzazione più fedele. Spero di non sbagliarmi troppo, ma comunque c'è Wikipedia che verifica casomai le mie inesattezze. Oggigiorno la versione stabile è la 6, sto dicendo, la versione stabile è 5.1, supportata da tutti i browser, la 6 è quella in sviluppo, che i maggiori browser implementano piano piano, che vengono definite le nuove funzionalità, per esempio le classi e tante altre cose. Però c'è riferimento su Wikipedia per chi vuole approfondire. Ovviamente ricordo ci sarà una pagina sul mio sito con tutti i riferimenti, perché ritorniamo un po' al primo articolo, al primo video in cui c'erano molti riferimenti. Oh, questo linguaggio si è evoluto nel tempo, ma questa evoluzione potremmo dire che ha creato una serie di problemi, perché piano piano che il web diventava più diffuso, le computer più potenti, la linea più potente, si incominciavano a sentire delle necessità più avanzate proprio per lo sviluppo delle pagine, diventando alla fine delle oggigiorno come delle web applicazioni. E questo linguaggio col tempo è diventato veramente, io oserei dire, verboso, ovvero questa italianizzazione. Verboso per dire che è ripetitivo scrivere certe serie di cose. Per scrivere certi concetti tipo le callback e tutta una serie di cose bisogna scriverle più volte. Cioè alla fine il codice diventa un po' ripetitivo, ma ad occhio. Non è che tipo il codice è brutto, però è fastidioso da scrivere. Almeno per me.
che ricordiamoci, questi video sono un mio punto di vista. E siccome c'era poi questo problema del browser, perché abbiamo detto c'era Internet Explorer, Netscape, poi nel tempo è comparso Mozilla, Opera, è scomparso Firefox, Opera, poi è comparso Safari, Chrome altri. C'erano una serie di problemi, perché siccome anche se era uno standard ECMAScript, ogni browser lo implementava in modo differente. Che vuol dire differente? È che seguivano ognuno a suo modo gli standard. Lo dico con orgoglio, Mozilla Firefox è quello che segue più fedelmente gli standard. E però questo era un problema, perché io sviluppatore dovevo avere 6 browser diversi su cui testare l'applicazione e vedere che cosa funzionava, anche se il linguaggio era supportato da tutti, ma in modo diverso. E allora incominciarono a sentire tutta una serie di problemi, anche perché c'erano dei browser veramente buggati, Internet Explorer 6, che davano problemi allo sviluppatore. Allora, intorno al 2005-2004, quel periodo lì, incominciarono a nascere una serie di librerie JavaScript per migliorare questo supporto multipiattaforma, ovvero loro facevano da wrapper per tutte queste funzionalità di che il browser forniva. E l'esempio più stupido che io mi ricordo, per cui sono passato a jQuery, era l'Ajax. Parliamo nel mio caso 2008. Per fare Ajax dovevo fare XHTML, HTTP request per i browser intelligenti, per il browser deficiente devo utilizzare un ActiveX. Quindi mi ritrovo con del codice duplicato che faceva la stessa cosa solo per due tipi di browser differenti, quelli intelligenti e quelli fatti coi piedi. E in questo momento, anzi prima del 2008, entrarono a gamba tesa queste serie di librerie, faccio alcuni nomi. Prototype, che è stata la primissima, quella che proprio ha rivoluzionato il modo, secondo me, di lavorare in JavaScript, lato browser. Scriptaculous, che dava un tocco più moderno alle applicazioni web che incominciavano a spuntare fuori, dava tutta una... era un bel malloppo di librerie, faceva un mucchio di cose. Poi Dojo, penso, non so qual è il termine giusto di pronuncia, che era un'evoluzione di Scriptaculous e faceva ancora più cose, proprio pensata per le applicazioni. Poi c'era XGS, che era proprio fatta per le applicazioni di Enterprise, che ad oggigiorno si chiama Sencha. E poi quelle due che secondo me sono fatte a cazzotti tutto il tempo, ovvero Motools e jQuery. Perché facevano più o meno le stesse cose, ognuno in un modo diverso, e il loro scopo era proprio di fare semplificare allo sviluppatore tutta quella serie di cose noiose che si devono fare in JavaScript. Anche per semplificare, poi il motto di jQuery è write less do more, ecco, mi sono ripassato subito in tempo reale. E oggi parliamo di jQuery, perché alla fine in questa battaglia ha vinto jQuery. E jQuery ha vinto forse perché è stato supportato da molti partner in passato, Microsoft, da Google stessa. Oggigiorno, se prendiamo la pagina di jQuery, vediamo Intel, WordPress, IBM. All'epoca mi ricordo che nell'home page ce n'erano molte di più di case, ma di case informatiche, ma anche di riviste dell'epoca importanti che utilizzavano sul loro stesso sito jQuery. Poi il vantaggio di essere stato integrato successivamente nei CMS ha fatto la svolta, ma secondo me quello che ha fatto la svolta in jQuery è quella disponibilità di plugins che permettevano di implementare cose in modo facilissimo. Mi ricordo, prima io ero un fanatico, mi seguivo gli ultimi plugin jQuery che esistevano. C'era quello che ti faceva un menu soltanto da una lista, quello che ti faceva la galleria fotografica, le cose basiche che oggigiorno per noi sono scontate, all'epoca sì, erano rivoluzionarie, perché tu scaricavi un file JavaScript su qualche sito, ancora non c'era GitHub, e facilmente ti implementavi questa sua tua questa cosa, e poi capivi come farlo, perché jQuery era veramente semplice. jQuery sì, anche Motools è semplice, però io mi passai subito a jQuery, mi ricordo per quale motivo, perché era veramente semplice, tutti questi script semplificavano veramente la vita anche per me all'epoca, che ero un appassionato informatico che si scopriva queste nuove tecnologie. Ma jQuery vinceva all'epoca rispetto a JavaScript puro, perché
Oltre a questo supporto multipiattaforma molto importante, perché ricordiamoci, in quel periodo eravamo nella Browser Wars, la guerra tra i browser, forniva un supporto semplificato alle maggior parte delle funzioni. Lo stesso Ajax era molto più semplice da dichiarare, quindi uno si risparmiava di codice, e quindi il codice stesso alla fine era molto più leggibile rispetto a quelle soluzioni che JavaScript puro ha, che cioè, sono incomprensibili in HTML. HTML è più semplice per uno sviluppatore, non si deve ricordare queste cose. Poi era estendibile. Questo fatto di avere veramente tutti questi plugin ha reso jQuery, potremmo dire, una manna per chi non voleva programmare, una manna per chi piaceva programmare, una manna per chi faceva tutte e due, ma ha permesso, ha fatto il botto, perché tutti conoscono jQuery ma non sanno cos'è JavaScript. Comunque, ritornando a noi, un'altra delle cose interessanti, veramente fighe di jQuery erano le animazioni. Io potevo fare le animazioni in JavaScript con una riga, prima devo scrivere quintali di codice, non c'erano le transizioni CSS. Quindi era veramente interessante lavorare in JavaScript. Potevo fare il mio sito fighissimo, mi ricordo che il mio primo sito era pieno di animazioni, animate ovunque. Utilizzavo appena CSS3 appena usciti, quindi Broader Radius, Box Shadow, gradienti ovunque, era spettacolare. E poi la cosa molto semplice era il selettore. Utilizzava, non so se mi pare che utilizzi ancora tutt'oggi, Sizeo, che è un selettore CSS semplicissimo per lo sviluppatore. Io davo il mio selettore come se scrivessi le regole CSS, mentre prima c'avevo delle diverse funzionalità, get element by div, get element by class name, get element by tag. Non potevo pensare a fare dei selettori veramente potenti come si può fare in CSS. E qui jQuery fece la differenza, è regnato per anni, evolvendosi fino ad oggi, arrivare alla 2, in cui ho detto basta, Internet Explorer 7 e 8 li possiamo scaricare nel cesso. Ovviamente le tecnologie sono migliorate, si sono potenziate e ci sta un ritorno al passato, perché come ho detto ECMAScript si è evoluto, ha cambiato la sintassi per una serie di cose, ha introdotto le classi, ha introdotto tutta una serie di cose più, WebSocket, cose che jQuery ovviamente non poteva fornire, ma implementa il query selector. Questa cosa è detto di jQuery, adesso si può fare con document.query selector del tuo selettore come se fosse su jQuery. Quindi ha colmato un po' tutto il gap che faceva jQuery per una serie di cose. Per altre ovviamente c'è sempre il problema. Il vantaggio di jQuery oggigiorno, oltre al supporto dei plugin, è un codice facilmente leggibile, intuitibile da tutti e multipiattaforma, perché c'è il browser, quello vecchio che non supporta una cosa, query selector supportato solo da alcuni, quindi canuse.com mi pare è un bel resoconto per sapere quali funzioni sono supportate. Quindi c'è questo ritorno al passato al cosiddetto JavaScript vanilla, ovvero non c'è più bisogno di jQuery e fare tutta la serie di cose, ovvero se uso jQuery solo per nascondere un elemento è eccessivo. E quindi c'è tutta questa necessità di diciamo, ma che ce lo carico a fare una libreria così? Tante cose posso fare in JavaScript puro. Per questo io sono tra entrambi i fronti, jQuery per i siti è perfetto, per le applicazioni web sì, per le applicazioni mobile no, perché browser sono tutti recenti, quindi non è detto che sia necessario. Per fare una serie di cose non è detto che sia necessario. Per questo vi faccio l'esempio di Firefox OS, non è necessario utilizzare jQuery, perché ovviamente il browser è uno, non c'è il supporto per la piattaforma. Però questo dipende dallo sviluppatore e da cosa sta facendo e da quanto ha bisogno che il codice sia performante. Quindi io oggi vi rilascerò una bella serie di link di approfondimento, che adesso vi farò vedere se le mie capacità di videomontaggio, che ripeto ogni volta, non sono sto granché. Tidi. Il più famoso è You Might Not Need jQuery, ovvero tu non hai bisogno di jQuery. E questo ci fa, oltre a chiedere quale versione di Internet Explorer vogliamo supportare, perché quello è il browser che fa schifo, vediamo come poter implementare le funzionalità, anzi le funzionalità, le stesse cose in jQuery e in JavaScript. Vediamo che in JavaScript ovviamente richiedono delle linee di codice più, perché sennò non servirebbe un framework, perché il framework ovviamente è di dimezzare il lavoro e semplificare il lavoro. Però, oltre per esempio a questa la chiamata Ajax, potremmo vedere anche come, per esempio, quando dovevamo sviluppare un effetto, il fade richiedeva 10 righe di codice, jQuery ne richiede una, l'hide si può fare nello stesso modo, ma ho fatto degli esempi stupidi, perché anche add class è semplicissimo, append child, vediamo, contain, each, leech. Che sinceramente è una delle cose più pallose da fare in JavaScript vanilla, perché ogni selettore tu devi fare un for each
In G-Query questo era un po' più semplice, ma questo lo vediamo con più calma. Comunque tutta una serie di cose in JavaScript puro sono semplicissime da fare, e quindi qui sul sito trovate tanti riferimenti, perché questo è comodo per chi ha imparato G-Query e non sa cos'è JavaScript, e che è sbagliatissimo. Per chi vuole tornare al passato, almeno scoprire qual è il linguaggio madre, perché G-Query è un framework che potrebbe per un giorno non esistere più, quindi è necessario sapere cos'è JavaScript stesso, perché come soluzioni odierne come Node.js non è che si scrive in Java in jQuery, si scrive in JavaScript puro. Dart è un JavaScript puro avanzato, e CoffeeScript è un JavaScript che supporta sia jQuery che JavaScript vanilla, però bisogna saper riconoscere le differenze tra i due sistemi, perché si scrive in CoffeeScript in modo diverso. TypeScript non lo conosco, quindi non posso fare altri esempi, però qui ci sono veramente tantissimi esempi che non voglio dilungare il video, quindi ve li vedete da su. C'è il sito VanillaJS per sfottere un po' gli sviluppatori che come me all'inizio, come ho accennato prima, prendevano e scaricavano plugin a manetta, framework, oh, poi la pagina è un mega di libreria JavaScript e alla fine per fare un menu, cose veramente eccessive. Quindi possiamo vedere che mettendo le spud, quando noi cerchiamo di avere il nostro pacchetto già pronto del framework, ci dice sempre zero, cioè non pesa niente, perché qui ci sono pure esempi di performance tra le varie librerie che ho accennato poco fa e esempi di JavaScript che abbiamo visto anche prima. Poi io qui vi metto un link che ho trovato di una raccolta con altri tipi di selettori, anzi selettori di codici. E concludendo vi lascio una libreria che ho scoperto recentemente e che credo lo utilizzerò nei miei progetti che utilizzeranno JavaScript Vanilla puro, un po' più semplice, ovvero Ki, scritto ki.js, che è un wrapper JavaScript che utilizza la sintassi uguale di jQuery, però all'interno sono funzioni JavaScript Vanilla pure. E questa libreria pesa pochissimo, pesa meno di un k, minimizzato ovviamente. Per esempio l'on vediamo com'è ultra minimalistico, però si scrive nello stesso modo come scriveremo in jQuery. Ovviamente in questo modo le performance sono ottimali. Potremmo anche provare a portare il nostro vecchio codice jQuery in Ki. Ovviamente Ki copre, come vediamo questa schermata, solo alcune funzioni, quindi ci sta Ki Extended, che aggiunge tutta un'altra serie di funzioni in più come After, Before, Asach, Boot, tutta una serie di cose. E queste librerie per me sono state utilissime, non perché io non le ho mai usate, ma mi sono state utilissime per vedere come reimplementare le stesse cose che facevo in jQuery in JavaScript Vanilla senza utilizzare un wrapper come questo. Quindi per imparare e chi capisce un po' di JavaScript sono veramente utili, e questa Ki Extended posso dire che aggiunge veramente tante cose. Dal deferred alla cosa che ho notato di più in JavaScript Vanilla, ovvero gli eventi. Quando noi assegniamo un evento in jQuery possiamo rimuoverlo con un off. In JavaScript Vanilla non è così semplice, perché quando noi creiamo un evento questo esiste ma non ha nessun riferimento, quindi non possiamo eliminarlo perché non c'è un riferimento, quindi noi dobbiamo creare un riferimento, quindi una variabile a cui è assegnato quell'evento, e dopo successivamente rimuoverlo. Questo può essere noioso quando ci sono eventi multipli a più selettori eccetera, che incomincia a diventare una cosa ingestibile, potremmo dire, e jQuery lì fa la differenza, perché ci pensa lui a fare tutto questo lavoro. Per lo sviluppatore è veramente trasparente, e questa libreria ha questo supporto, ovvero di rimuovere gli eventi. Tant'è che nell'esempio che io voglio condividere con voi, ovvero Memory, che è una cosa che scrissi io anni fa in mezz'ora per testare le mie capacità di sviluppatore, un memory in jQuery che esiste anche in JavaScript Vanilla, ovvero lo stesso codice in due rami, vediamo jQuery è quello ovviamente, la versione jQuery e master, vediamo come il codice è praticamente fa le stesse cose nelle stesse quantità di righe, però le differenze in jQuery in JavaScript Vanilla. Ovviamente le performance sono diverse, ma per un gioco così non è che se ne senta, diciamo, effettivamente il bisogno di una soluzione simile. Però è un esempio utile a livello didattico. Come ho detto, ci sta un problema degli eventi, perché in questo esempio io con jQuery facevo l'off, ovvero rimuovevo l'evento. In JavaScript Vanilla è un po' complicato, quindi mi sono inventato una soluzione che non è bellissima ma utile. Per l'esempio utilizzo la proprietà pointerEvents, disabilito praticamente la possibilità di cliccarci, e che è bruttissima come cosa, ma evitava di dover fare un esempio che diventava lunghissimo per implementare questo supporto degli eventi, perché è un memory, ci sono 9 tessere, quindi dovrò creare 9
eventi, anche se in un for sarebbe diventato del codice in più. Quindi anche se qualcuno vuole migliorarlo, ovviamente è su GitHub. Detto questo, io concludo il video. Ci vediamo alla prossima puntata. Come ho detto, non sono voluto andare nel dentro, ho voluto fare più un resoconto storico, perché non voglio dirvi non utilizzare jQuery o non utilizzare JavaScript Vanilla, perché se utilizzate jQuery utilizzate JavaScript. E vi dico, come sviluppatori web, se non conoscete JavaScript Vanilla, siete gli sviluppatori web farzocchi. Quindi, come oramai il web si sta portando a JavaScript per tutto, dal lato server come ho accennato poco fa, anche all'interno dei sistemi operativi, faccio sempre stupido che mi piace tanto i plasmodi in KDE, si possono sviluppare anche in JavaScript, ma non in jQuery, in JavaScript. Quindi, sapere JavaScript per un futuro è importante, perché è un framework, può esistere come non morire, non si sa quando. Invece sapere JavaScript vanilla puro, apprezzarlo qual è. Quindi vi rimando anche al Mozilla dell'Open Network, che è la migliore documentazione possibile da questo punto di vista, e scaricate nel CSV3C School. Lascio un link nel approfondimento, anche perché dovete abbandonare Potresti Scorso per chi lo usa. È necessario avere questa conoscenza, perché le pagine web oramai, è vero, con i computer velocissimi non si sentono i problemi, ma non tutti hanno computer velocissimi, i telefoni non sono tutti velocissimi. Certe volte, anche se siete veloce, capita che in alcune circostanze la pagina web diventa un trattore che sta caricando una tonnellata di qualcosa. Quindi è giusto sapere JavaScript Vanilla, anche mischiare ogni tanto due sistemi jQuery JavaScript per ottimizzare le performance, ma è anche giusto di capire quando è bisogno di utilizzare JavaScript Vanilla, come ha bisogno solo di utilizzare i jQuery, perché per i siti io ritengo effettivamente che c'è bisogno di jQuery, come per fare l'applicazione web c'è bisogno di soluzioni come AngularJS, solo perché annelliscono di tanto il lavoro, ma per una serie di cose non è necessario, e questo lo dovete sapere voi a seconda di quello che dovete fare, cosa vi serve. Quindi prima di domandarmi come si fa questo o quell'altro nei commenti su Twitter eccetera, Google è il miglior amico, Stack Overflow è comodissimo, imparate a utilizzare questi strumenti perché vi permetteranno di velocizzare veramente lo sviluppo, di capire quanto jQuery può rendere stupide le persone perché non approfondiscono. Come libri io consiglio, momento del consiglio, la prima volta lo faccio, io da malato non consiglio questi due libri, jQuery e JavaScript dell'Apogeo. Io ho presi anni fa, perché jQuery, io non ho iniziato a studiare ovviamente in questi libri, però sono dei bignami spettacolari, perché quando devo imparare un nuovo linguaggio mi compro uno di questi, perché con meno di 10 euro c'ho un librettino che ti spiega le cose base, come farle eccetera, ed è un vocabolarietto alla fine, perché ti spiega le varie funzionalità in modo semplice in italiano per chi non ha difficoltà con l'inglese. Infatti io qui ho anche altri libri dedicati a Perl, a Ruby per esempio, anche ASP.NET, che non ho mai imparato, perché dopo aver letto questi ho detto no, non vanno per me. E quindi questi sono quelli che consiglio, ma ovviamente per chi vuole approfondire poi JavaScript vero, consiglio il libro JavaScript Best Practices, che è italiano, scritto dal, mi casca la roba, dal GRUSP. Quindi è un libro italiano scritto da programmatori che lo fanno, diciamo, come passione, spiegano i metodi migliori per fare tutta una serie di cose in JavaScript, e questo già a livello un po' più avanzato, e tratta anche Node.js e fare anche unit test in Node.js e tutta un'altra serie di cose. E ovviamente per chi vuole scoprire le nuove funzionalità di HTML5, il Mozilla dell'Open Network è utilissimo. Io vi posso dire che JavaScript Vanilla, per esempio, l'ho utilizzato in un plugin JavaScript, un plugin WordPress, perché ho detto è inutile che io carico un plugin jQuery quando posso fare una finestra modale in 40 linee di codice in JavaScript Vanilla, che funziona ovunque. Quindi in questo modo ho avuto un plugin ultra ottimizzato, funzionante su tutti, leggero, non ho dovuto appesantire tutti i siti che poi usufruiranno del mio plugin. Quindi questa potrebbe essere già un'idea per fare per utilizzare JavaScript Vanilla in un sito web, che anche se WordPress poi alla fine utilizza jQuery, però invece dovete scaricare un'altra libreria JavaScript
così semplifichiamo la vita all'utente finale. Concludo che non ho altri libri da leggere. Io vi consiglio come si deve leggere HTML5 il nuovo, perché prossimamente ci sarà questo articolo dedicato alle finestre modali che ho scritto io, che utilizzo il mio plugin Firefox OS Bookmark for WordPress, presente su GitHub, e io vi saluto sperando che il video sia piaciuto e che non sia diventato troppo lungo e che vi invoglia approfondire JavaScript. Ci vediamo al prossimo video, che dovete sorteggiare voi, quindi nei sondaggi qui sotto nel commento, non mi dite dove io trovo il link, nel commento qui su YouTube e sul link del mio sito troverete il link al sondaggio che potete fare. Non spammate, ovvero non scrivete 10.000 volte la stessa cosa o AlphaCode o altre cose che non hanno senso, ma proponete. Poi per chi mi dice devi migliorare questo o quell'altro, io sono apertissimo, come tutti mi conoscono, quindi contattatemi tranquillamente, che io questo lo faccio per passione nel mio tempo. Ormai ho visto, riesco a fare un video al mese, perché mi scoccia veramente fare i montaggi video, quindi lo faccio per voi il montaggio video, che se per me non utilizzerei neanche lo screen recording, sono pigro. E vi saluto, vi auguro buone vacanze e alla prossima!